Buongiorno, benvenuti in diretta anche oggi per parlare di ricerche scientifiche applicate al mondo dello sport, del fitness e della nutrizione. Sono Gianmario Migliaccio, vi do il benvenuto sulla mia pagina Scienza dello Sport, sulla Scienza in Palestra, Nuoto 24, Performance Lab e Euregene Fitness School, il network che ci segue. Se ti sei collegato o collegata in questo momento puoi magari mettere un like, eccetera. Puoi anche fare le domande durante la diretta, non ho il tempo di rispondere in questo momento, ma lo faccio sia io che i collaboratori dello staff. Bene, allora oggi di cosa parliamo? Un argomento molto e molto interessante per tutti coloro che fanno attività di endurance, quindi di lunghe percorrenze. Diciamo che la ricerca che è questa è caratterizzata fortemente verso il ciclista, cioè la forza per il ciclista è alla base della prestazione, ma come sempre accade nei miei video io parlo con evidenze scientifiche e quindi in questo caso la ricerca è uscita su questa rivista che è molto nota nel campo della fisiologia, che si chiama International Journal Sport Physiology and Performance, e uno degli autori, il primo autore, è Inigo Mujica, che abbiamo anche intervistato più volte sulla nostra pagina in diretta. Bene, allora parliamo dell'aspetto trasferibile, ovvero, ok, parliamo di ricerche scientifiche, ma poi alla fine che ci portiamo a casa? E proprio qui interviene la Sport Science Academy con il suggerimento di chi lavora sul campo, perché sono tutti esperti evidence-based e questa volta il suggerimento è arrivato proprio da un professionista che si chiama Luca Riceputi. La forza per il ciclista è alla base della sua prestazione sport specifica. In questa review viene descritto molto bene e dettagliatamente come il suo miglioramento possa migliorare a sua volta la resistenza a breve e a lungo termine. Troppo spesso durante test specifici ci troviamo di fronte atleti carenti proprio di forza e, come dico con loro in quei momenti, è impossibile poter pensare di costruire una casa solida senza solide fondamenta. Alla stessa maniera è impossibile poter pensare di portare a casa delle prestazioni ottimali con delle carenze di forza. Grazie Luca per avermi passato la palla e quindi parliamo un po' nel dettaglio di questa ricerca scientifica che intanto è trasferibile non solo al ciclismo ma anche a tutti gli altri sport di endurance, quindi il triathlon, anche ovviamente l'atletica, così come il nuoto, canoa, canottaggio e quant'altro. Allora, il concetto di fondo è che molte volte la forza veniva e ancora a volte viene indicata come un diciamo un fattore chiave anche dello sport, ci mancherebbe, però viene usata solamente in alcuni periodi dell'anno, soprattutto all'inizio stagione. Tanto se vuoi fare delle domande falle pure, io risponderò durante il giorno, adesso non riesco a farlo, e poi se vuoi condividere e mettere interazione fallo tranquillamente. Allora, da questa review, che intanto è una review sistematica, è una meta-analisi, quindi è anche molto accurata nel raggiungimento dei risultati. In sostanza cosa avviene? Se si fa forza, però forza specifica verso attività di potenza tutto l'anno in concorrenza, più che concorrenza diciamo concomitante con attività di resistenza, bene, allora questo abbinamento produce tutta una serie di fattori che sono efficaci non tanto nelle attività di forza ma rimanendo in attività di endurance, perché vengono attuati delle modificazioni a livello cellulare, e queste modificazioni cellulari soprattutto nelle fibre del muscolo da 2X a 2A tendono a far lavorare meglio le fibre che si affaticano di meno o comunque più a lungo nel tempo. In soldoni, facendo un'attività di forza che teoricamente non sembrerebbe così utile se uno faccio ultramaratone o altro, bene, però quel tipo di attività mi consente di faticare di meno durante quello che io devo fare nella mia prestazione. Questo solo se l'attività viene fatta per almeno due volte alla settimana, soprattutto nella muscolatura impegnata, ma per tutto l'anno, e quindi questo è un passaggio importante da portarci a casa. Nella prossima stagione magari prevediamo due volte alla settimana, si può anche in teoria ridurre un allenamento su pista o specifico per fare degli allenamenti di forza. Se vuoi commentare fallo tranquillamente su tutte le pagine e durante il giorno cercheremo di rispondere. Ci sentiamo domani con le dirette della Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.